Radio Yes, la radio della città di Roma, è ancora teatro. Dopo aver presentato Miseria e nobiltà, che troveremo in scena al Quirino dal 26 dicembre, parliamo della situazione del teatro. Ieri c'è stata una vivace conferenza stampa, anche con toni abbastanza preoccupati e a tratti drammatici, dove si è un po' parlato dello stato di abbandono con cui le istituzioni stanno lasciando il teatro, soprattutto privato. E questo grido d'allarme è venuto da Massimo Monaci, il responsabile del teatro, forse insieme al Quirino, più importante della città, il Teatro Eliseo. Noi abbiamo nostro ospite qui a Radio Yes, proprio Massimo Monaci. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie a voi. Allora, parole dure, un grido d'allarme, si parla di con questo perdurare delle cose si rischia la programmazione nella prossima stagione. Quindi dati preoccupati, situazione difficile e un atto d'accusa verso la politica che sta abbandonando il teatro. Sì, diciamo che noi abbiamo voluto sollevare ancora una volta, ma questa volta in maniera ultimativa, diciamo, il problema, soprattutto nella città di Roma e nel Lazio, del sistema del teatro privato, che nell'opinione pubblica non è molto capito o condiviso, ma che in realtà occupa una grandissima parte di quello che avviene nella città di Roma. Ecco, senza degli interventi strutturali, soprattutto in un momento di crisi come questa, che riguardino i rapporti con le istituzioni, il rapporto tra pubblico e privato, i rapporti con i ministeri, eccetera, senza una rivisitazione totale di questi rapporti noi non riusciamo più ad andare avanti, e quindi avevano voluto, in realtà il grido d'allarme non parte da me, parte da un insieme di teatri insieme alla Gis Lazio, che hanno voluto manifestare la loro preoccupazione e il loro disappunto, diciamo, per una mancanza di politica o per una politica che ha voluto dimenticarsi di una grandissima fetta del sistema culturale della città di Roma. Ecco, cosa vi aspettate in concreto dalla politica per rimettere in piedi questo sistema? Guardi, in concreto noi ci aspettiamo che nei prossimi tre mesi, che saranno anche tra l'altro di campagna elettorale, gli interlocutori politici... Lì ci sarà una pioggia di promesse, ovviamente, ma noi siete pronti. Noi vogliamo che queste promesse diciamo vengano prese, ci vanno benissimo le promesse, ma poi che vengano mantenute naturalmente, ma quello che chiediamo in realtà è piuttosto semplice, perché si tratta di tavoli di confronto, cioè un tavolo di confronto che immagino una nuova visione della città, della politica culturale della città di Roma, che si può dire fino ad ora non c'è stata. E vogliamo che in questi tavoli si parli di temi concreti, e cioè convenzioni, così come accade in tutte le città d'Italia, nelle regioni d'Italia, Milano, in Lombardia, in Puglia, in Piemonte, eccetera, si trovino delle convenzioni tra il sistema privato e pubblico degli operatori culturali romani, insieme con le istituzioni, si parli di temi concreti come la SIAE, i Vigili del Fuoco, le vessazioni di tasse che anche imprese come le nostre, che non fanno bulloni ma hanno questa missione immateriale di produrre cultura, hanno bisogno di poter sopportare. Ecco, tutto questo quadro preoccupato è un quadro di situazione di allarme, ecco, un po' contraddice questa effervescenza, questo amore del pubblico verso il teatro. Non c'è dubbio. Perché c'è una grande spinta verso il teatro. Ne parlavamo prima con Lello Arena e la Marinella Bargilli, e devo dire che loro raccontavano della tournée, e tutti esauriti ovunque. Guardi, io sono d'accordo su questo, nel senso che c'è una grande voglia
di aggregarsi in luoghi di cultura, di andare a vedere teatro, spettacolo dal vivo, non solo quindi teatro di prosa, ma un po' tutto. Le cose funzionano da quel punto di vista. È chiaro che abbiamo un po', soprattutto nelle città più grandi come Milano, come Roma, oggettivamente c'è stato un lieve calo del pubblico per via della crisi economica sostanzialmente, ma in realtà i dati tengono, in qualche modo tengono, quindi è quello che viene più, la crisi diciamo che viene più che porta di più i nodi al pettine, diciamo, è proprio i tagli che ci sono stati istituzionali del ministero, degli enti locali eccetera nel corso degli anni, che vanno ad accumularsi a un mancanza di intervento privato, quindi di sponsor eccetera, che piano piano, sempre per via della crisi economica, si sono allontanati dal mondo della cultura, e questo in aggiunta a un sistema, secondo noi, vessatorio di tasse che non riusciamo più a sostenere. Tasse, intendo dire tasse appunto come quelle della SIAE, come questa tassa dei vigili del fuoco, che per noi è diventato insostenibile. Va bene, speriamo che insomma la campagna elettorale e le inevitabili promesse poi mettano all'angolo la politica e facciano poi comprendere che lo sviluppo culturale di un paese è una priorità, non è una L'ho cosa... L'ho detto anche il Presidente della Repubblica agli Stati Generali della Cultura che abbiamo tenuto qui un mese fa. Speriamo, anche perché insomma i dati sulla spesa culturale in Italia sono sempre più allarmanti. Benissimo, grazie a Massimo Monaci.